Pomeriggio 5, il clamoroso licenziamento del regista dopo la prima puntata. Pomeriggio 5 è appena iniziato, ma sembra che la partenza non abbia pienamente convinto i vertici Mediaset. A dimostrarlo è la decisione di mandare via il regista, Ermanno Corbella, che era stato scelto per dirigere il programma. Quest'ultimo aveva sempre lavorato al fianco di Mirta Merlino, quando lei era impegnata con L'aria che tira. Pomeriggio 5, Mediaset manda via il regista Ermanno Corbella dopo la prima puntata. La nuova edizione di Pomeriggio 5, che per la prima volta vede come conduttrice Mirta Merlino, e non Barbara D'Urso, è appena iniziata. Dopo la prima puntata, però, sembra che siano già sorti dei problemi, o che comunque non ci sia grande soddisfazione da parte di Mediaset, per come sono andate le cose. A dimostrarlo è una notizia dell'ultima ora. Infatti, Mediaset ha deciso di mandare via il regista Ermanno Corbella, che ha diretto le operazioni della prima puntata, ritenendo che non abbia lavorato bene durante il debutto. Si tratta di una notizia sorprendente se si considera che Corbella è un collaboratore di fiducia di Mirta Merlino. La conduttrice infatti ha lavorato con lui per anni, dato che il regista si occupava di dirigere L'aria che tira. Secondo le indiscrezioni, sarebbe stata proprio lei a voler essere affiancata da lui, anche a Pomeriggio 5. La decisione di Mediaset, dopo una sola puntata, appare quindi davvero clamorosa e rappresenta una prima possibile spaccatura tra la nuova conduttrice e l'azienda. Da parte della Merlino non è arrivato alcun commento e, ovviamente, è difficile che lei possa avere una qualche voce in capitolo sulla troupe, ed anche sul regista. Pomeriggio 5, gli errori del regista che Mediaset non ha tollerato. Secondo quanto sta trapelando, a portare Mediaset alla decisione di mandare via il regista, dopo una sola puntata, sarebbero stati gli errori commessi proprio durante il debutto. Una puntata in cui doveva essere tutto perfetto e, invece, ci sono state delle evidenti sbavature riportate con insistenza, anche dagli utenti social. In particolare, sono stati inquadrati più volte gli autori mentre davano dei suggerimenti o delle indicazioni a Mirta Merlino. Inoltre è apparso anche il gobbo con la scaletta, che la conduttrice avrebbe dovuto seguire. Queste cose sono normali per un programma televisivo, ma, normalmente, restano dietro le quinte, e non vengono mai mandate in onda in modo così evidente. Dato che in passato ciò non era mai successo, probabilmente Mediaset ha deciso di correre subito ai ripari. Intanto gli ascolti della prima puntata del talk show pomeridiano sono stati abbastanza soddisfacenti, forse anche per via della curiosità del pubblico, che voleva cercare di capire come la Merlino avrebbe impostato il programma. Ad ogni modo, se l'insoddisfazione da parte dei vertici Mediaset dovesse proseguire, ci saranno probabilmente altri cambiamenti, e magari altri clamorosi licenziamenti. Voi che cosa ne pensate? Condividete la scelta fatta dall'azienda, e vi sembra giusto licenziare il regista dopo solo una puntata? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.